sta con le stagliette. Ma è ora. Cominciamo innanzitutto, buonasera a tutti. Volevo ringraziare prima di tutto la Libreria Rinascita che ci ospita qui, come molte altre volte ha fatto, mettendosi a disposizione di tutte queste iniziative che spesso si propongono in questa libreria. Abbiamo qui con noi Cecilia Calamani, Alessandro Chiometti, Paolo Izzo e Federico Tulli che ci parleranno di questo volume. Questo volume, vedete, I Like, un anno di cronache laiche, che racconta un po' quello che all'interno del sito Cronache Laiche è stato raccontato durante un anno di lavoro, un anno di esperienza, quando la testata si è proposta ai lettori. Parlare di laicità in questo periodo è fondamentale, in questo periodo perché viviamo secondo me un periodo un po' così reazionario, in cui si sembra di tornare indietro e sembra che tutte le conquiste che sono state fatte nel corso degli anni vengano rimesse in discussione. Non è ultimamente, proprio in questi giorni, stiamo conducendo qui in municipio una battaglia importante per quanto riguarda la sopravvivenza dei consultori nel nostro municipio. I consultori che vengono da la legge 15 del 1976, che venne promulgata dalla Regione Lazio con non poche difficoltà, ma una Regione Lazio che era composta da Democrazia Cristiana, Partito Comunista, Movimento Sociale, riuscirono a partorire una legge che oggi sicuramente non sarebbe possibile attuare, né promulgare né attuare. Ce lo diciamo con chi all'epoca lavorò a quel disegno di legge. Adesso parlare di quegli argomenti sarebbe veramente impossibile. Tant'è che una consigliera regionale, Olimpia Tarza, sta cercando di disarticolare il sistema dei consultori della Regione Lazio proprio attraverso emendamenti, attraverso delle leggi, attraverso dei continui attacchi portati ai consultori e all'identità femminile, attraverso dei cavilli, dei piccoli emendamenti che mirano proprio a disarticolare quella legge. E proprio per questo, perché questa continua ingerenza delle associazioni cattoliche che vogliono inserirsi all'interno dei consultori, che vogliono comunque mirare quello che accade dentro i consultori, proprio per questo, come dicevamo, noi è importante tornare a parlare di laicità dello Stato, di laicità delle istituzioni, di laicità della persona. Proprio per questo siamo qui insieme a Cecilia Calamani, che è l'animatrice, la direttrice responsabile del Quotidiano Online, quindi che adesso ci racconterà proprio questa esperienza di come da blog è divenuto poi un aggregatore e poi una vera e propria testata che parla principalmente di laicità.